Va bene, allora, quindi tutta questa grande, questa premessa è servita per dire appunto se ci sono delle tecniche per scrivere questi problemi. Quindi torniamo di volata al nostro problema principale, ovvero quello di simulare un gas, diciamo, di almeno un centinaio di particelle. Quindi lo facciamo in due dimensioni di nuovo, e quindi noi avremo xi, yi, eventualmente mi, e poi abbiamo visto che c'è bisogno di x punto i, y punto i. E l'equazione di moto, che appunto è chiaramente F uguale a M per A, fatemela scrivere. Allora, useremo come, quindi come siamo? La Hamiltoniana sarà somme I della parte cinetica, cioè un mezzo MI XI punto quadro più YI punto quadro, un mezzo più quadro, più la somma IJ di un V di X I meno XJ YI meno YJ, cioè che dipende solo dalla distanza tra due particelle. Allora, questo è facile. Questa parte qui, che potenziale mettiamo? Mettiamo, per esempio, ne sono varie, quello più, diciamo che è più piuttosto semplice ma abbastanza vicino alla realtà, è quello che si chiama il potenziale di Leonard Jones, che è probabilmente il potenziale che voi avete già visto nei libri di testo, veramente delle medie, delle superiori, insomma è così. No? Allora, questo qui è la distanza, chiamiamola D, e questo qui è V. Dove D è questa, è la distanza, cioè D quadro è XI meno XJ al quadrato, più YI meno YJ al quadrato. Allora, com'è fatto questo potenziale? Allora, quando si cerca di comprimere, e quindi ridurre la distanza delle molecole a contare gli atomi, meno di una certa soglia, cioè quindi da qui in poi il potenziale è repulsivo. Questo è il minimo, e da qui in qua è attrattivo, quindi è un potenziale attrattivo a lunghe distanze, repulsivo a basse distanze. Questa qui è la posizione di equilibrio, dove c'è il minimo del potenziale. Guarda. A lunga distanza è attrattivo, ma vedete bene che oltre una certa, diciamo, distanza poi in realtà l'interazione è molto molto piccola. Poi vedremo perché questo può essere importante. E, allora, diciamo, questo potenziale lo potete utilizzare al netto di qualche costante, diciamo della serie 4 diviso 1 su distanza alla 12 meno 1 su distanza alla 6. Questa è una forma, in realtà questo 1 su D alla 6, questa parte recursiva torna abbastanza con quella attrattiva. Questo dovrebbe essere, diciamo, un potenziale di dipolo, però dovrebbe essere quello attrattivo. La parte attrattiva ha un senso fisico, nel senso che è il potenziale tipico di interazione tra due dipoli. Quella repulsiva è messa così giusto per dare qualcosa di repulsivo. Allora, abbiamo bisogno in realtà noi della forza F, che sarebbe appunto il gradiente del potenziale, e ve lo scrivo direttamente qui, 24
su D all'ottava, 2 su D alla sesta, meno 1 per D come vettore. Bene, dove ho messo la parte vettoriale o viceversa, ora bisogna vedere se sveglia xj meno xy o xy meno xj, quindi sta un po' bene. Va bene, quindi diciamo ora questo volevo vedere sul computer, ma comunque lo ricopierò qui. Allora, quindi prima di scrivere come viene implementato, vogliamo vedere cosa ci aspettiamo, cosa potete fare, insomma. Quindi cancello questo. Allora, quindi voi partite, diciamo, fate il vostro, volete di fare il vostro gas in una scatola, chiamiamola L di dimensioni. Allora, ci sono queste palline che le mettete qui dentro questa scatola e poi le fate andare avanti secondo queste leggi di interazione. Allora, quali possono essere i problemi nel fare questo? Prima di tutto dovete cominciare a piazzare le particelle. Chiaramente potete metterle a caso usando uno dei classici sistemi per metterle a caso. Qual è il problema? Il problema è che se finché ce ne mettete poche non succederà nulla. Quando cominciate a volerne mettere parecchie, può succedere che una vada a finire a casa, appunto, mettendola a casa, troppo vicina a un'altra. Ora, questo potenziale, come abbiamo visto, diverge, no? Quando sono molto vicine. Chiaramente non ci arriveranno mai a divergere, perché vorrebbe dire che due particelle che arrivano proprio testa a testa con una potenza, con una velocità enorme, quindi non succede mai durante l'evoluzione, ma durante la posizione iniziale può benissimo succedere, soprattutto quando volete raggiungere delle velocità parecchio alte, che una arrivi troppo vicina all'altra, cioè oltre la precisione del programma, e quindi vi dà subito un bel overflow direttamente al primo step di calcolo. Quindi, diciamo, in realtà bisogna un po' stare attenti. Comunque, supponiamo di non avere questo problema e di lasciarle andare secondo l'algoritmo che poi vedremo. Allora, la prima domanda che uno si può fare è: come faccio a sapere se questa simulazione sta andando nella maniera giusta oppure no? Allora, per fortuna questo qui è un sistema conservativo dove appunto l'energia si deve conservare. Quindi il primo check che si può fare è quello, diciamo, di farsi stampare da qualche parte o anche sopra la finestra quanto vale l'energia e vedere che questa può certo un po' oscillare, il ritmo non è perfetto, ma non deve andare sistematicamente verso lo 0 o verso l'1. Bene. Chiaramente non devono neanche scomparire particelle o apparire nuove particelle, guarda, in questo caso qui normalmente si lavora non di particelle fisse, è piuttosto facile controllare, ma altre volte può essere un altro check da fare. Bene. Detto questo, cosa vorrei fare e cosa mi aspetto che succeda? Allora, prima di tutto mi piacerebbe poter controllare l'energia. In un sistema fisico normalmente quello che controlla è la temperatura, che come vedremo è collegata all'energia, ma per controllare la temperatura devo mettere in contatto il mio sistema con un bagno termico e quindi complicare la vita. La cosa più semplice è invece andare a interagire direttamente sulle velocità delle particelle, che a posizione è meglio non toccarla perché appunto c'è troppo rischio di andare a mettere una sull'altra, però posso cambiare un pochino la velocità delle particelle passo passo in maniera da portare l'energia dove voglio io. Quindi praticamente io è come se dessi, diciamo, se volete, dei fotoni, no? Interagisco con le particelle aumentandogli o diminuendogli un po' l'energia fino a che l'energia totale non è quella che voglio io. Dopodiché stoppo questo meccanismo. E così facendo posso, diciamo, raffreddare
il mio sistema o scaldarlo se è necessario. Allora, cosa mi aspetto che succeda nel mio sistema? Allora, quindi, o se nel caso, cioè, questo è già un tema d'esame, lo vuole, vuoi cominciare a lavorare su questo, poi cominciare da qui e poi lavorarci un po' sopra. Allora, cosa mi aspetto di vedere? Mi aspetto di vedere qualche cosa ad alta energia. Però poi vedremo che cosa vuol dire alta, bassa e così. Qualcosa a energia intermedia e qualcosa a bassa energia. Quindi, per controllare l'energia, quello che faccio a ogni passo, io prendo, cioè, la mia velocità della mia iesima particella, posso moltiplicarla per qualcosa un po' più grande di 1, tutte le componenti, no? Oppure per qualcosa un po' più piccola di 1, in questa maniera posso scaldare o raffreddare il mio sistema. E poi chiaramente devo lasciarlo termalizzare un po' e poi raffreddarlo ancora e così via. Allora, cosa aspettiamo che succeda a bassa energia? Le particelle tenderanno a andare verso lo stato di minima energia e di stare praticamente ferme intorno a quello stato lì. Visto che il sistema è attrattivo anche a lunga distanza, se io aspetto un tempo sufficientemente lungo e la scatola non è troppo grossa rispetto a quante particelle ho, troverò che a bassa energia le particelle tenderanno a disporsi in un bel reticolo cristallino. E non mi ricordo mai i termini della cristallografia, comunque diciamo quello a corpo centrato, comunque quello esagonale, no? Perché è il sistema per cui ogni particella ha vicino un certo numero di altri atomi in due dimensioni S6, no? Impaccati strettamente. Chiaramente questo oggetto qui può benissimo ruotare, non c'è nessun motivo per cui, diciamo, riesca a fermarsi, perché chiaramente è anche traslare, tutto insieme. Perché ora in realtà, se io faccio il giochetto di moltiplicare le velocità per una costante, in realtà sto interagendo con un sistema relativo, cioè con fisso, scusate, perché chiaramente queste velocità hanno un valore assoluto. Se usassi altri sistemi per raffreddarli, cioè usando le velocità relative, lui potrebbe terminare benissimo viaggiando in maniera a velocità costante, pur essendo fermo, cioè diventa un solido, no? D'accordo? Oppure ruotando a velocità costante. E infatti lo spero. E quindi posso trovare uno o anche più di questi solidi qui, nelle fasi, sono un altro qua, dopo faccio vedere dei filmati, magari la prossima volta quando abbiamo una maniera per proiettarli. Che, diciamo, questi qui, diciamo, sono condensati, fanno questi agglomerati che poi possono ogni tanto unirsi, chiaramente quando si uniscono si riscaldano, perché l'energia, diciamo, si abbassa unendosi e quindi si trasferisce tutta l'energia cinetica e quindi si vedono i soggetti che quando si uniscono cominciano a vibrare. E diciamo, le vibrazioni sono essenzialmente vibrazioni armoniche corrispondenti a questa curvatura del potenziale vicino al minimo, no? Cioè, vedete, tutti i minimi di tutti i potenziali posso, almeno per energie non troppo elevate, approssimarli con delle parabole, cioè con energie di un oscillatore armonico, e quindi ho essenzialmente l'elasticità, quindi posso simulare, diciamo, problemi elastici, no? Tipicamente questo qui che va a cozzare da qualche parte, ora poi vedremo quando metteremo le pareti fisse, si vede su che cozze, rimbalza in maniera elastica attraverso tutta la propagazione sonora delle onde di compressione all'interno del mio oggetto, no? Poi si riallunga e riparte da un'altra parte. Un'altra cosa che potrei osservare in un ultimo problema questo qui è la dilatazione termica. Cioè, il fatto che il potenziale sia armonico solo in prima approssimazione fa sì che se io gli do abbastanza energia, no? Ogni particella vibra, no? Convertendo, diciamo,
tra la parte cinetica e la parte potenziale, dal minimo al massimo, no? E quindi in media sta qui. Ma visto che questo qui si allarga, più aumenta l'energia, più la media si va a D maggiori. E quindi un'altra cosa che potrei osservare, partendo sempre da una situazione già tutta condensata, è quanto aumenta il volume, no, del mio oggetto, con la lunghezza che riesco a fare una catena, con la temperatura, cioè andare a studiare i problemi di dilatazione termica. Pensate appunto, adesso prevedete un problema, magari lo vediamo la volta prossima, che si scrive molto rapidamente. Un'altra cosa che potete osservare, perché ogni tanto, soprattutto dopo che si sono uniti due pezzi, ho praticamente un blocco, diciamo, abbastanza eccitato, nel senso che sta vibrando parecchio. Ogni tanto può succedere che questa energia, che normalmente è distribuita da tutte le particelle, si concentri in una sola particella, che quindi schizza via, lasciando chiaramente il blocco più freddo. No, perché può schizzare via solo se la particella, per qualche fluttuazione, ha preso una energia maggiore, diciamo, di quella sufficiente, necessaria per staccarsi. D'accordo? Quindi maggiore del blocco di creare energia zero. Allora, questo qui che fenomeno è? È il fenomeno dell'evaporazione. Cioè, il motivo per cui soffiando sul brodo il brodo si raffredda, perché quelli che escono fuori dal brodo sono solo quelli che hanno una certa energia maggiore della media di quelli che stanno dentro, se no andrebbero via tutte, no? Ogni tanto rientrano, e qui lo si vede bene quando si stacca, perché la cassa è finita e rientrano. Ogni volta che rientrano riscaldano chiaramente il nostro brodo. Ma se io le soffio via, elimino sempre le molecole più fredde da quelle, quelli sono venute fuori, non erano più calde, scusate, e quindi l'oggetto si raffredda. Vabbè, quindi diciamo, così sono giochetti, ma è divertente vedere, diciamo, la fisica dentro un problema computazionalmente così semplice. Allora, dicevo, bassa energia, quindi, cosa vuol dire? Vuol dire energia minore di zero. Perché se considero che qui l'energia potenziale è minore di zero, vuol dire che in media io sto in quello che si chiamano stato, quindi si chiamano stati legati, perché hanno energia più bassa della media. Oh, si è detto appunto che occasionalmente per fluttuazioni qualche molecola, qualche atomo può avere energia maggiore della media. Allora, già questa parola fluttuazioni, in realtà, ci introduce a quello che sarà l'argomento della seconda parte del corso, cioè che un sistema, ricordiamoci che questo è un sistema deterministico, governato appunto da equazioni in cui non c'è nulla di casuale, non c'è nessuna estrazione di numeri, tra virgolette, pseudo-casuali. Eppure viene normale, soprattutto poi quando si vede nella realtà, parlare usando termini, diciamo, dei processi stocastici, fluttuazioni per caso, a volte. Questo perché? Perché appunto, un po' è la limitazione della nostra mente, noi non riusciamo a capire questo problema qua, cioè tenerlo a mente e prevedere cosa succede. Infatti ogni tanto ci sorprendiamo perché si vede una particella che schizza via, ma non abbiamo nessuna maniera per prevederlo usando il potere, diciamo, computazionale del nostro cervello. Quindi, diciamo, utilizziamo i classici termini dei processi casuali, come quando andiamo a giocare alla roulette, no? Anche quello è un processo deterministico, ma avendo un'incertezza su come è stata lanciata la pallina, infatti il fatto che quasi tutte le roulette sono truccate, diciamo, lo trattiamo come un processo stocastico. E lo stesso viene naturale, quindi andremo un po', lo useremo, sistemi più semplici di questo, per andare un po' a studiare com'è che il caso nasce da sistemi completamente deterministici. Va bene. Ha detto, cosa ci aspettiamo? Ora, passiamo direttamente alla parte semplice, quindi questa è una parte abbastanza semplice, bassa energia. Passiamo
Passiamo a una parte semplice che è l'alta energia. Alta energia vuol dire decisamente sopra zero. Allora, decisamente sopra zero vuol dire che praticamente il potenziale non ce ne importa più di tanto, tranne quando vanno a sbattere una contro l'altra. Quindi essenzialmente abbiamo un problema di sfere dure. Queste palline si comportano come sfere dure, cioè come palline da biliardo. Cioè, se arrivano rimbalzano perché qui chiaramente l'oggetto cresce rapidamente, altrimenti si ignorano. Si energia molto alta. E quindi, mentre qua abbiamo un solido, essenzialmente, qui abbiamo un gas. E chiaramente per un gas noi potremmo, per esempio, andare a calcolarci l'urto, ora introducendo le pareti, la vedremo tra un momento come fare, l'urto delle particelle sulle pareti e quindi calcolarsi la forza come variazione della quantità di moto, chiamiamola MPV, e quindi la pressione come forza. Come forza diviso l'area, e per esempio andare a vedere come la pressione dipende dal volume e dall'energia. No, se io lo inizio con un'altra energia, però calcolo la pressione, poi cambio il volume, no? Chiaramente da qui diciamo ricavarsi essenzialmente la legge NPV uguale la legge dei gas perfetti, almeno vedere fino a che punto ci sono i gas perfetti, no? Quando non torna, quando torna e così via. In particolare, vedere quali sono, attraverso questa legge uno può trovare la relazione tra energia, in particolare energia cinetica, e temperatura. No? Cioè, se avesse questo sistema non sapesse che equazione fa vari esperimenti con differenti volumi, differenti energie, scoprirà che c'è un'energia cinetica, appunto, una legge fatta più o meno in questa maniera, no? Quindi scopre essenzialmente quella che la temperatura è un'altra maniera per chiamare l'energia cinetica. Poi, sì, un altro giochetto che uno può fare, sempre di gas, è quello di usare palline massicce e palline leggere. No, uno può benissimo usare palline di due differenti grandezze, o masse, anche multiformi, ma con due masse differenti. No? Allora, chiaramente le palline massicce si muoveranno in media con delle velocità più piccole delle velocità delle palline più leggere. Ma d'altra parte, nel nostro sistema questi due sono a contatto termico perché scambiano tra loro energia. Quindi mi aspetto che qualche cosa di queste sia uguale a qualche cosa di questo, perché la legge zero della termodinamica mi dice che se due oggetti sono in contatto termico, prima o poi arrivano alla stessa temperatura. E quindi scopro appunto che l'energia cinetica delle due particelle, lasciatemela indicare con K, è la stessa. In media, chiaramente. Quindi dobbiamo metterci, diciamo, dei simboli di media Oh, posso anche fare di più, eh? Posso, per esempio, andare a costruirmi l'istogramma delle velocità. E qui si introduce un altro concetto che poi tra un po' ci sarà comodo. Quello di istogramma o di distribuzione di probabilità. Cioè io potrei dire, allora, prendiamo la velocità in modulo, dividiamo tutte le possibili velocità in intervallini. Faccio un po' di simulazioni, vedo più o meno qual è la velocità più alta che mi interessa e poi divido questo qui in 100 caselle. Dopodiché faccio andare il mio sistema, ogni tot passi temporali mi misuro la velocità delle mie particelle e vado ad aggiungere delle x nella casellina corrispondente.
È chiaro che dopo l'ha fatto per un numero sufficientemente alto di volte, riesco a trovare un istogramma che assomiglia, diciamo, a una curva, e tanto più vado avanti, tanto più palline ho, diventerà sempre più, diciamo, smooth questo oggetto qua. Appunto, quindi la cosa che posso fare è anche raffinare questo intervallo andando a campionare il problema, no? In maniera sempre più fine. E quindi mi interessa sapere se la curva che trovo ha, diciamo, quanto si approssima ad esempio alla distribuzione di Boltzmann, che è quella, però ve li butto così, sono, diciamo, ipotesi, non è che tutte le ho fatte, però, diciamo, sarebbero cose che uno potrebbe studiare se uno fosse interessato a questo, no? Ovvero, quanto appunto la legge che noi abbiamo costruito con carta e penna nel caso dell'approssimazione di altissima energia, cioè di un gas perfetto, no? Poi per esempio si mantiene via via che io, no, per un fisico che è una cosa interessante, io invece passo a temperature più basse, così come interessante vedere come l'approssimazione del solido cambia via via che uno va a temperature più alte. La parte veramente complicata è questa qui vicina a zero, ovvero quando il sistema è, tra virgolette, un liquido. D'accordo? Perché qui cosa succederà? Soprattutto all'interfaccia, diciamo, tra liquido e gas, o tra gas e solido, avrò, diciamo, una transizione di fase, la transizione di liquefazione, no? O la transizione di evaporazione o ebollizione. Ora, chiaramente non ho molta speranza di vedere una vera transizione di fase con un sistema di 1 miliardo di particelle, però qualcosa si riesce a vedere. In particolare ci sarà una temperatura per cui comincio a vedere cluster, perché diciamo non siamo più nella fase molto legata, ma non siamo neanche nella fase gas, dove tutti sono staccati. Quindi vedo cluster di differenti grandezze, alcuni piccoli, alcune molecole isolate, altri formati da due, altri formati da un po' di più, che continuamente si uniscono, si separano, no? Ma non arrivano mai né alla fase separata dei gas né a quella compatta, diciamo, dei solidi. Vediamoci qui, però non ho introdotto la gravità, quindi non è che vedo la separazione, certo, potrei introdurre la gravità e allora vedrei, diciamo, la parte, diciamo, condensata e la parte gassosa fuori, no? Potrei forse arrivare anche a vedere diciamo, quando perdo, diciamo, la linea di separazione, che, no? Quando c'è la transizione di fase. D'accordo? Allora, chiaramente in questa fase qui diciamo, posso sempre andare a misurarmi la temperatura come ho fatto prima, ormai diciamo, posso, cioè, quindi la media dell'energia cinetica e così via. Ma per esempio una cosa che qui potrebbe essere interessante è la correlazione, come varia, diciamo, la probabilità di trovare un'altra particella, direi che mi allontano da una. No? Cioè, nella fase solida questa correlazione rimane, diciamo, praticamente uguale, no? Fino a distanze piuttosto grandi, perché è un solido, quindi diciamo sì, ci saranno delle oscillazioni dovute alla struttura cristallina, ma quello che vedo vicino è uguale a quello che vedo un po' più lontano e quello che vedo ancora un po' più lontano. Qui mi va a zero subito, cioè qui praticamente, oppure se volete è uguale, è sempre costante, perché qui diciamo la probabilità di trovare una particella vicina o più lontana c'è solo il fattore, diciamo, di geometrico, no? Dello spazio, ma non vedo molto altro. Nella parte intermedia, chiaramente, invece vedo qualche cosa di diverso, no? Perché ho delle strutture. Non è né tutto condensato né tutto gassoso. Ho delle strutture e quindi ottengo una funzione caratteristica, diciamo, quella che in supermateria struttura, non mi ricordo neanche come fate, poi in realtà vado spesso e volentieri a guardare
nello spazio delle trasformate di Fourier, ma insomma diciamo questo non ci interessa, tanto non è che lo facciamo, no? Però mi accorgo che c'è uno stato non banale intermedio. Ora questo qui è importante perché verso la fine del corso ritroveremo esattamente una situazione simile quando si andranno a studiare, quando si andrà a studiare la complessità degli algoritmi, diciamo algoritmi che hanno quelli che si chiamano NP completi, cioè un'esplosione combinatoria, no? Al variare dei parametri che li caratterizzano. Anche lì troviamo qualcosa di simile, cioè nonostante il problema spesso e volentieri sia complicato, esponenziale o NP completo nel caso peggiore, nel caso tipico non è così. Cioè, nello stesso problema può essere, chiaramente cambiando i parametri, può essere semplice, come è diciamo un gas, oppure semplice come in fondo può essere un solido, oppure complicato come può essere un liquido. In fondo anche qui abbiamo sempre lo stesso problema, se volete, dal punto di vista computazionale. Cambiamo solo la temperatura, cioè l'energia cinetica. No, ma il problema è sempre lo stesso, le equazioni che lo descrivono sono sempre le stesse. Al variare di questo parametro poi abbiamo fasi, diciamo che anche come livello di descrizione umana, sono più semplici e più complicate. Cioè un solido lo descriviamo dando, diciamo, la massa, che ne so, la velocità di rotazione, la velocità di traslazione, quindi poche variabili. Un gas abbiamo visto lo descriviamo dando poche variabili, la pressione, il volume, la temperatura. Mentre un oggetto fatto così non è facilmente descrivibile, non posso semplicemente dire quant'è la densità media, perché la densità media mi dice poco su, diciamo, su come poi è fatto, no? In alcuni casi posso dire quant'è la dimensione media di classe, però se invece c'è classe di 3 dimensioni, neanche questo qui diciamo è una variabile facile da descrivere. Ma questo altro per dirvi che questo tipo di descrizione, che viene abbastanza naturale dal punto di vista fisico, per quanto ci sia gente che si è rotta la testa, c'è anche gente come Boltzmann che si è suicidato per questo, in realtà negli ultimi 20-30 anni è stata applicata a problemi completamente, diciamo, diversi, problemi che vengono dal campo dell'informatica, problemi di colorare grafi o di trovare appunto il percorso minore, tipo come se viaggiatore o così, che hanno mostrato uno schema molto simile e per cui diciamo, l'approccio fisico ha permesso di fare alcuni passi in avanti di problemi che erano congelati da decenni, insomma, si sembrava di aver già detto tutto. E questo può essere interessante. Quindi, questo è pure diciamo, un campo interessante nel caso che uno, chiaramente più che altro per i fisici, volesse provare a simularlo e trovare alcune delle cose di base che si studiano appunto con carta e penna a fisica. Allora, guardiamo velocemente cosa dovrebbe fare uno per implementarlo. Poi magari la volta prossima vi faccio vedere anche le simulazioni. Allora, diciamo, un problema così, chiaramente come quasi tutti i problemi di fisica, diciamo, c'è una parte di inizializzazione, c'è un loop, è una fase di stampa dei risultati. È un tipo di programmazione estremamente banale, no? Si buttano dentro i dati, si fa girare qualche cosa per un certo tanto di tempo e poi si strappa e si esce. Oppure, diciamo, l'alternativa è di, diciamo, visualizzare i dati direttamente in tempo reale mentre sta andando avanti la simulazione, eventualmente anche qui con la possibilità di interrompere, cambiare alcuni dati e qui diventa, diciamo, un pochino più interessante il giochetto, no? Almeno nella fase preliminare. Poi di solito quando mi interessa tirare i dati, ritorno a questo schema qui perché di solito lo mando poi su, penso, in 20.000 copie su un cluster per farlo simulare in differenti temperature, differenti volumi e così via. Va bene, quindi la parte centrale del loop è quella in cui devo calcolare essenzialmente integrare le equazioni di moto del sistema. Allora,
Questo qui io l'ho messo di solito in una funzione, allora è uguale. Diciamo, in questa fase qui del loop conviene calcolarsi anche l'energia appunto per essere certi che la faccenda stia funzionando. Allora, quindi la parte centrale del loop è qualcosa tipo for i uguale a 0 in minore di n i più più, cioè itero su tutte le particelle. Allora, ho usato un approccio a struttura per cui per me r di punto x è chiaramente la x della iesima particella e così via per tutto il resto delle grandezze. Quindi, allora, il giochetto è simile a quello che abbiamo visto, cioè prima avanzo un po' le velocità, in realtà uso un algoritmo di Verlaine ma al secondo ordine, quindi invece di avanzare le velocità e poi avanzo le posizioni, faccio prima avanzo un po' le velocità, poi avanzo le posizioni e poi finisco di avanzare le velocità, e questo mi si dimostra che conserva l'energia fino al secondo ordine. Quindi essenzialmente ho, diciamo così, x primo, quando scrivo x primo, e questo sarebbe x, quando per fare una cosa un po' più compatta. Quindi x primo sarà uguale. Scusate, ho scritto per un motivo di visualizzazione, ho separato la parte in x dalla parte in v. Cioè questo qui sarebbe vx e questo sarebbe la x. Questo semplicemente perché per visualizzare la visualizzazione ho usato un programma che si chiama Newplot, a cui posso passare, diciamo, in binario direttamente le coordinate, le particelle dove voglio farle visualizzare. Quindi avevo bisogno che le coordinate stessero in una zona di memoria autocontinua. No, allora quindi ho messo una zona di memoria dove ho la x e la y della prima particella, no? La x e la y della seconda particella e così via. Quindi questo qui lo chiamo r di 0, questo qui lo chiamo partiamo dal 0, x con 0, y con 0, questo lo chiamo r di 0, r di 1, r di 2 e così via, così quando gli passo direttamente questo pezzo di buffer di memoria, io lo passo in binario direttamente al programma di visualizzazione, non c'ho bisogno di convertirlo in hash, passarlo a un programma di visualizzazione, a sua volta lo piglia in hash, lo reinterpreta, lo riporta in binario e lo visualizza. Lo svantaggio è che mentre posso separare la posizione della velocità, riesce a avere tutti in una stessa struttura. Non so se c'è qualche sistema più comodo per farlo. Allora, quindi scrivo quindi rt.x è uguale a v di punto x per delta t, più un mezzo f di punto x per delta t quadro, e qui ciò diviso m di. Allora, praticamente sto, diciamo, qualche cosa più uguale, quindi incremento, avete visto tutti gli algoritmi sono della serie, quello che c'avevo è uguale, quello del futuro è uguale a quello che c'avevo più qualche cosa, quindi questo sto avanzando di che cosa? La velocità per delta t e un pezzo dell'accelerazione, che è la forza diviso la massa per delta t quadro. Però solo mezzo, perché poi voglio avanzare le velocità e poi finisco di mettere a posto le mie posizioni, no? Quindi, e questo lo faccio chiaramente per tutte. Poi, separatamente faccio v di i.x più uguale a un mezzo f di i.x per delta t diviso md,
Chiaramente questo è con delta t e non con delta t quadro, perché le accelerazioni e le posizioni sono delta t quadro e le accelerazioni per le velocità sono delta t. Quindi questa è la prima fase, avanzo di metà di quello che dovrei avanzare, sia le posizioni che le velocità. Poi mi calcolo le forze sulle posizioni avanzate a metà. Per le prime ordine, mentre prima avanzo le posizioni, calcolo le forze e poi avanzo le velocità. Qui invece faccio mezzo passo, calcolo le forze e poi faccio l'altro mezzo passo, e si può dimostrare che questo qui funziona meglio ancora di quell'altro. Fidatevi, eh. E quindi a questo punto mi calcolo le forze, quindi mi calcolo la distanza, d'accordo? Quindi che ne so, d punto x sarà uguale a r di punto x meno r di j punto x. Insomma, mi calcolo la distanza nella x e nella y, d'accordo? Mi calcolo, ora poi dopo lo passo, dm2, insomma, mi calcolo quanto deve essere, insomma, mi calcolo f di punto x e chiaramente f di punto y, con una formula che non vale la pena di scriverla alla lavagna, ve la passo direttamente su un sito. E infine rifaccio un passo uguale a questo qui, finendo di aggiornare le posizioni. Allora, quindi questo programma è già scritto, se qualcuno di voi ci può provare a giocare, ve lo metto accessibile da qualche parte, anzi da lì dove. E quindi direi che abbiamo abbastanza materiale per oggi, ovvero quindi, ricapitolando, se avete voglia chiaramente di metterci le mani sopra, diciamo, il computer fin da oggi, potete provare o a verificare che usando Verlet nell'equazione del pendolo, quindi diciamo i compiti per casa, chiaramente se ce l'avete voi, allora uno, verificare che Verlet è meglio di Euler, quindi abbiamo fatto all'inizio i programmi vedenti attacco direttamente, per cui volete anche semplicemente far girare questo. Due, ritrovare lo spazio delle fasi del pendolo. Cioè quello che abbiamo visto dovrebbe essere per piccole energie così, poi ci dovrebbe essere una cosa che si chiama separatrice, che appunto separa. Quindi si chiamano moti di traslazione, più del moto di liberazione, cioè del moto di oscillatore. No? Quindi lo spazio delle fasi, ricordiamoci che Q è un angolo, quindi sarà periodico con periodo di pi greco. No, quindi il pendolo può oscillare così, poi posso fare un giro e può farlo oscillare così e così via. Quindi dovrò ritrovare sempre la stessa figura. Quindi ritrovo la stessa figura, qui ritrovo di nuovo la stessa figura sulla distanza di pi greco. La verità appunto deve essere che per piccole oscillazioni ritrovo il sistema delle ellissi quasi uguale a quelle dell'oscillatore armonico. A un certo punto c'è qualcosa che le chiamo una separatrice, perché chiaramente separa due tipi di modi differenti, e sopra di questo invece devo trovare un sistema di curve che non finiscono mai. La separatrice è una cosa interessante perché è una curva, vedete qui questa separatrice si incrocia, mentre avevo detto che non ci può essere nessun punto in cui si incrociano due curve in un sistema deterministico. In realtà si incrociano, ma si incrociano per tempi infiniti, cioè se voi andate vicino a questa qui potete provare che appena sbagliate un po' si va da questa parte, appena sbagliato un po' dall'altra parte si va così. È difficilissimo stare qui, in ogni caso ci si sta, si arriva a questo punto qui solo a tempi infiniti. Perché? Perché questa qui è, diciamo, sarebbe quella particolare condizione, perché partiamo per Q uguale a 0
quindi verso la presa del pendolo. Devo dargli una botta al pendolo in maniera tale che arrivi a fermarsi nella posizione di equilibrio instabile. È chiaro, appena gli do un po' più forte gira di là, appena gli do un po' più debole torna indietro, e se anche arriva a fermarsi lì deve fermarsi a velocità zero, quindi deve arrivarci con un tempo infinito. No? E quindi diciamo c'è una parte non banale dove chiaramente l'algoritmo comincia a diventare importante, perché se ci arrivo qui al tempo infinito vuol dire che ci sarà un algoritmo particolarmente preciso, se no non ci arriverò, non ci starò mai sopra. No, per qualsiasi errore mi scappa via. Va bene. 3, chiaramente, facciamolo qua, per provare a giocare con Lennard Jones, che pure vi alleno. Allora, dove ve li metto queste cose? Ve le metto nel mio sito franco.bagnoli, francobagnoli.complexworld.net. Ci deve essere, se vuoi andare a cercare, ci deve essere qualcosa che si chiama insegnamento, e da lì trovate il corso. Oppure nel sistema, se lo metto in due parti, nel sistema di e-learning di Ateneo, cioè mnol.unifi.it, andate a cercare fisica, statistica, eccetera, 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 2013-2014, e trovate il materiale allegato alla pagina. Chiaramente non ci andate ora perché ancora ce l'ho messo. Va bene? Allora, quando la telecamera funziona, ci dovrebbero stare anche i video delle lezioni, materiale aggiuntivo, e chiaramente a seconda di quanto ci avete voglia voi, si può anche mettere su delle pagine su cui si può aggiungere commenti, domande o cose del genere. Per me sarebbero utilissimi in maniera da accumulare materiale anche per i prossimi anni. Insomma, fate un po' voi, dipende quanto voglia ci avete. Basta così, ci vediamo alle 2:30 di venerdì.